tutti ragazzi, io sono Kendall, il vostro imperatore, e bentornati in un nuovissimo video dell'Impero Craft. Gli scorsi episodi vi sono piaciuti tantissimo e avete lasciato una valanga di mi piace. State supportando alla grande il progetto del villaggio e sono molto felice di questo, perché secondo me questo villaggio può venire una figata. Allora, abbiamo fatto il ponte nello scorso episodio, ho fatto un mini laghetto artificiale, una bellissima casa e un'altra bellissima villa. Tranquilli, anche gli interni ovviamente andranno arredati. Alcuni si sono lamentati per queste persiane, quindi le togliamo. Effettivamente forse non ci stanno così tanto bene. No, ecco, non devo togliere le staccionate però possibilmente. Togliamo le persiane allora, anche queste, ok. Ma la cosa principale che volete che io cambi è proprio il Colosseo. Grazie ragazzi, così ci metterò 20 ore a cambiarlo tutto. No, scherzi a parte, avete ragione. Effettivamente queste case hanno tutte quante lo stesso stile e quindi il Colosseo tutto in pietra non ha per niente senso. Quindi quest'oggi lo andremo a modificare rendendolo sabbioso, utilizzando quindi la sandstone, i muretti di sabbia, eccetera eccetera eccetera. Quindi intanto prendiamo tutto ciò che ci avanza, facciamo un'altra crafting table. Ah, ne avevo già, vabbè, non importa, sono cieco. Quindi facciamo tantissima sandstone, ce ne serve, ragazzi, una quantità industriale praticamente, e ne dovremmo prendere sicuramente dell'altra, perché ogni blocco andrà modificato per bene. Quindi dove abbiamo messo la pietra liscia dovremmo mettere la sandstone liscia, dove abbiamo messo i muretti di pietra dovremmo mettere i muretti di sandstone, dove abbiamo messo i chiseled dovremmo mettere i chiseled di sandstone, e così via. Per fortuna, come potete ben vedere, ci sono praticamente tutti i blocchi, quindi avremo bisogno sicuramente di scalette, che non avevo ancora mai craftato, e quindi andremo a modificare queste scale. Molto meglio fare così piuttosto che ricostruirlo, perché ricostruirlo sarebbe impossibile, ci metterei una vita. In questo modo devo semplicemente rimpiazzare i blocchi seguendo l'ordine che avevo già utilizzato. Quindi così. Oh, già molto meglio. Ma a chi la do a bere? Ovviamente non è molto meglio, dobbiamo farlo tutto. E soprattutto uno di voi mi ha dato un bel consiglio, ovvero di spianare tutta questa zona fino a più o meno questo livello qua, in modo poi da creare una bellissima casa su questo strapiombo con vista sul mare. Mi piace, facciamo. Chiaramente qua non mi arriva l'effetto del beacon block, perché l'ho fatto un po' troppo lontano. Maledizione a me. Ma tanto è sabbia, si scava velocemente. Quindi dobbiamo togliere tutto questo strato, così. In questo modo non andiamo a rovinare la natura della montagna, perché chiaramente resterà uno strapiombo, ma la appiattiremo in modo da poterci costruire. Bella idea, bella idea. Ovviamente ragazzi, continuate a darmi dei consigli e delle idee su come migliorare questo villaggio. Molti di voi mi hanno detto ad esempio di fare delle costruzioni e delle case come se fossero dei mercanti, quindi fare ad esempio la casa del fabbro, la casa dell'armaiolo, la casa del contadino, eccetera eccetera eccetera. Ok, beh, il lavoro non è neanche tanto, perché devo soltanto togliere questa montagnetta di sabbia e poi abbiamo già fatto. E lo sto facendo adesso in modo appunto da ottenere dell'altra sabbia per poter modificare il Colosseo, perché più ne abbiamo e meglio sarà. Inoltre, come avete ben visto, ho già preso un'altra shulker di quelle del magazzino, così possiamo riempirla. E tutto ciò che non mi serve al momento lo mettiamo qua, perché tanto questa shulker non mi serve. Spostiamo la pietra, spostiamo le trapdoor, buttiamo sto secchio, tanto non mi serve a nulla, e continuiamo a prendere della sabbia. Ho come l'impressione che ci servirà una tonnellata di sabbia, probabilmente 30 stack da 64. Forse anche di più. Sarebbe bello tra l'altro espandere tutto il villaggio a tutta questa zona, però credo che non mi basterebbero 3 anni di vita per fare una roba del genere. Quindi per il momento voliamo basso, facciamo le cose per bene, le facciamo piccoline e ci assicuriamo di riuscire a finire questo progetto. Ovviamente sempre grazie al vostro supporto e ai vostri mi piace. Non dimenticatelo mai! Più mi piace lasciate e più belli saranno i video dell'Impero Craft. Ok, effettivamente così è molto meglio e ci abbiamo un bel po' di spazio per fare una bella villa anche qua. Allora, pigliamo questo, direi che abbiamo ottenuto un bel po' di sabbia, ma secondo me non sarà comunque sufficiente. E credo sia arrivato il momento anche di mettere un bel letto in una di queste casette, perché ogni volta non posso tornare indietro per dormire, visto che si sta già facendo notte. Allora, un po' di questa sabbia, quindi, come vi dicevo, la andiamo a trasformare subito in sandstone, così, perché tanto ci servirà prima o poi, quindi meglio farla ora che dopo. E facciamo 64 muretti, 64 di pietra liscia e direi altri 64 di slab. Scusate, ci sono dei phantom? Oh, li ho sentiti ma non li vedo.
Senti un po', va. Andiamo a prendere un letto e dormiamo. Comunque mi piace veramente tanto questa zona, ragazzi. Sta avvenendo una figata. Ah, e non dimenticatevi che dovremo fare anche un altro ponte. L'ennesimo ponte. Benvenuti, ragazzi, nella Pontecraft. L'unica serie dove tutte le costruzioni sono dei ponti. Ok, allora, sto letto, che è mio, direi che lo andiamo a mettere adesso nella zona da costruzione, in modo da risparmiare spazio. E non vedo l'ora di vedere tutto il Colosseo fatto in sandstone. Che faccio? La metto veramente in una casa? Ma sì, dai. Così capiamo gli spazi. Se sì, ci può mettere un letto. Sì, direi che qua ci può anche stare. Allora, come vi dicevo, adesso è arrivato il momento di modificare tutti i blocchi. Quindi, gli stone bricks li andiamo a modificare con della semplice sandstone. Quindi, praticamente, così, fino a qua. Ok, e facciamo così. Boom. E come vi dicevo, per mantenere la stessa texture, dove abbiamo un blocco di pietra lavorato, mettiamo un blocco di sabbia lavorato. Quindi togli il blocco di sabbia lavorato, lo mettiamo così, e qua invece la sandstone. Così. Ok, ci metterò una vita, garantito proprio. Facciamo dell'altra sandstone, ma pochina, perché adesso avremo bisogno dei chiseled, in modo da rimpiazzare questi qua. Quindi così e così. Bene, le scalette le ho fatte? Sì. No, così poche ne ho fatte? Impossibile. Facciamone delle altre. Quindi qua scaletta e qua scaletta, 1 e 2, e qua sandstone normale, 1 e 2. Perfetto. Qua adesso ovviamente dobbiamo mettere i muretti. L'unica differenza è che questi sono dei muretti diversi, uno in pietra e l'altro in andesite. Ma pazienza, purtroppo non esistono diversi tipi di muretti di sabbia, quindi li faremo tutti dello stesso tipo. C'è di positivo che ci basterà fare proprio così con ogni singolo muretto e l'andiamo a rimpiazzare. Oh, sono sicuro che in questo modo il Colosseo avrà un altro aspetto totalmente diverso e molto molto più bello. Me lo auguro, se non altro, perché altrimenti avrò rovinato una costruzione che è qua da più di un anno. Adesso questo qua si rimpiazza tutto con la sandstone. Bene, voilà. Questa zona bianca in realtà io la terrei così. Cioè, gli spalti alla fin fine ci stanno, non devo andarli a modificare, secondo me. Quindi intanto modifichiamo gli interni. Oh, e tutto questo è stato già fatto. Adesso passiamo alle colonne. Quindi dobbiamo togliere tutto fino al chiseled. Così, perfetto. Però ragazzi, devo assolutamente farmare dell'altra sabbia, altrimenti non basterà mai. Sì, sì, sì. Ok, verrà fuori una figata. Allora, andiamo a farmare la sabbia nel punto in cui l'ho sempre presa. Tanto ormai quella zona è diventata una discarica. E prima o poi anche in questo canyon faremo un bel ponte. Mamma mia, qua, cioè, è demolita sta zona. Tra l'altro ce n'è ancora dell'altra qua. E allora prendiamola. E si sta facendo notte, e te pareva. Dove posso prendo già direttamente la sandstone, così risparmio tempo. Ok, direi che così può anche bastare. Adesso, dormitina. E a questo punto direi, facciamo tutti questi dettaglini qua. Così ce li togliamo dalle scatole. Tutto ciò che è pietra liscia lo andiamo a modificare adesso. Solo che sto piccone è troppo OP e devo andarci con calma, se no distruggo tutto. E noi ci rivedremo non appena avrò finito. Quindi tra 15 anni. Nah, sto scherzando, secondo me tra un'ora ho fatto. 1 hour later. Ok, finito. E devo dire, ragazzi, che sono molto soddisfatto, perché adesso è perfettamente in tema con il resto del villaggio. Poi probabilmente in futuro aggiungerò anche un po' d'arancione in giro, visto che comunque il pavimento qua sotto è tutto arancione. Ma direi che così intanto ci siamo. Dovremo cambiare anche queste mura qua interne, ma si può fare con calma. L'importante è che esternamente adesso non stona. Vediamolo un po' anche dall'alto con il resto del villaggio e... che figata! Spettacolare! Benissimo, avrei dovuto farlo proprio dall'inizio così, anziché farlo in pietra. No, bello, 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 mi piace molto. Ma l'episodio non finisce qui, perché oh, sto villaggio lo dobbiamo finire prima o poi, no? Quindi è arrivato il momento di costruire un'altra casa. Fatemi pensare però dove posso... Allora, innanzitutto, fermi. Prima devo fare la stradina che collega il villaggio, al Colosseo, perché al momento non c'è. Quindi mi serve della terra, che io ovviamente, siccome sono molto intelligente, l'ho buttata tutta. Mi servirà della terra in modo da collegare questa strada qua. E quindi prendiamola. Dai ragazzi, ma che figata sta avvenendo. E pensare che ancora siamo soltanto al 10% di completamento. Allora, quindi andiamo a riempire tutto qua di terra, che poi trasformeremo ovviamente in terra verde, per quanto questa si possa chiamare terra verde. Ma ragazzi, la terra della mesa è così, non ci posso fare niente io. Ok, così almeno un ingresso del Colosseo è stato collegato. Togli questo, facciamo così.
facciamo un po' così. Non deve essere tutta lineare, quindi mettiamo in alcuni punti della terra totalmente a caso. Quindi così, e anche qua, e anche qua. E adesso piano piano dovrebbe diventare verde, perché comunque è collegata a quest'altra terra che è verde. Quindi facciamo il sentiero, poi ovviamente lo migliorerò, ragazzi, non vi preoccupate, non lo teniamo di certo così. È giusto per collegare il tutto. Benissimo. E poi riempiremo anche di coltivazioni tutto attorno al Colosseo. Molto molto bene, continuiamo. Allora, devo capire adesso dove fare la prossima casa, perché tecnicamente qua ci potrebbe star bene una casetta piccolina, o anche due. Quindi prendiamo i materiali da lavoro, posiamo qua la nostra shulker, lo stone cutter, mettiamo anche questo perché ci servirà per il tettuccio, e direi di mettermi al lavoro. Sapete cosa? Quasi quasi riempirei un pochettino qua, in modo da avere giusto un po' di spazio in più. Però ovviamente andrà terraformato, non lo possiamo fare tutto piatto. Quindi qua ci prendiamo dello spazio, ma poi ci dobbiamo allargare in giù, così. Anche perché ricordate che qua poi faremo un'altra stradina che ci collegherà da quel ponte che faremo là sotto. Quindi anche questa zona qua la dovremo costruire. Ok, meglio. E adesso andiamo a fare una casetta simile a quella villa là, se non altro nei colori, ma diversa. Quindi iniziamo dal giardino esterno, così. Senza esagerare, perché comunque gli spazi sono quelli che sono, direi di lasciare 3 qua, ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, perfetto. E direi che così come grandezza può anche bastare. A voglia. Ne erano mica tutti ricchi i romani. Adesso facciamo delle colonne in pietra lavorata, perché ho in mente di fare una cosina carina. Quindi così, così. Ve l'ho detto, devono essere tutte diverse tra loro. Qua farei giusto un altro po' di spazio, così riesco a metterci un alberello o qualcosa. Quindi togliamo questa zona e allarghiamo un po'. Ok, direi che così può bastare. Quindi qua l'allarghiamo per il semplice fatto che vorrei mettere una zona giardino. Ora, scalette, saliamo su, così. Scalette messe così, così. E con le slab d'acacia andiamo a creare una specie di porticato, che ovviamente dovrà essere fatto così. Lasciatemi cucinare, ragazzi, fidatevi di me. Ok, allora, così. Poi andiamo a salire, quindi così. E adesso, proprio come nelle altre case, andiamo a creare la struttura, o meglio, la base della struttura, in mattoni. Quindi qua togliamo, 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 togliamo. E facciamo così. E la struttura la facciamo attaccata al muretto. Questa direi di farla fin qua. Qua ci facciamo il giardino. Sì, sì, sì. Anzi, un pelino più piccola. Così. Che vuoi tu, stupido creeper? Allora, devo fare degli altri mattoncini, perché ovviamente non bastano mai. Questa sarà la casa. Qua si fa tutto un giardino con un bellissimo alberello piantato. E io l'ingresso lo delimiterei in questo modo da un cancelletto. Vediamo se ci stanno i cancelletti di spruzzo, se li devo fare da caccia. Dai. Quindi qua ci andrà fatta la porta. Direi o qua o qua. E anche questo lo lascerei libero. Ma sì, dai, facciamo così. Così facciamo anche il giardino di davanti. Qua doppia porta e qua cancelletti. Prendiamo un altro po' d'acacia e mi servirà molta più sabbia, perché l'ho finita tutta, maledizione. Ma intanto facciamo così. Qua direi di mettere una bella finestra. E a questo punto, visto che la casa è piccolina, vediamo di arrivare fino alla fine. Quindi così. Sì, 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 molto meglio. Qua, come vi dicevo, metteremo tutto un bel giardino e le coltivazioni, quindi carote, patate, animali e anche un bel alberello. Anche se nelle altre case non ho messo le porte d'acacia, qua mettiamo l'acacia, perché secondo me ci può star bene, così. E qua facciamo sentiero. Ok. No, non così. Così, molto meglio. Qua le finestrelle, sempre fatte nello stesso stile, quindi con le fence. Così. E qua metterei degli scalini. Eh? Ok. Vabbè, così è molto spoglia. Datemi il tempo di arredarla per bene e di fare un bel tetto. Slab da caccia ne abbiamo, a posto. Vediamo un po'. Io direi di collegare intanto questo, così. E di mantenerci sullo stesso livello, così. E vediamo un po' come viene. Tanto lo sapete, se mi fa schifo, poi la rifaccio. Ci sto mettendo sicuramente molto più del dovuto, ma sono sincero, questo progetto mi sta piacendo tantissimo. Soprattutto perché è tutta farina del mio sacco. Infatti, come vi ho già detto anche nello scorso episodio, sapete bene che il 90% delle mie costruzioni provengono da tutorial o comunque da cose a cui mi ispiro. E in questo caso è impossibile trovare un tutorial per fare un villaggio romano. Quindi sono proprio felice che stia venendo bene. Ecco, forse questi semini sono un po' troppi.
Questo è o non è il mondo più bello di Minecraft, ragazzi? Dai, su, non scherziamo. Allora, la costruzione è a buon punto e devo dire che non mi dispiace. Qua ho fatto una tettoia, qua poi metteremo un bellissimo albero che crescerà e adesso ci dobbiamo occupare ovviamente degli esterni e delle decorazioni. Così possiamo decorare con le balle di fieno in questo modo, come ho fatto nelle altre case. Ok. Qui invece faremo un vero e proprio orto. Acqua, prendiamo dell'altra acqua, così zappiamo la terra e andiamo a coltivare il tutto. Così. Adesso mi servirebbero dei sapling perché voglio fare crescere un alberello. Magari ne prendo uno di spruce, che l'abete è sempre bello. E direi di metterlo qua, sperando che cresca, ma tecnicamente sì. Ora, con quest'altra terra andiamo a fare lo stesso lavoro che ho fatto nelle altre case. Quindi distruggiamo tutto questo pavimento, lo rimpiazziamo di terra e lo riempiamo di coltivazioni. Stavolta però vorrei mettere anche delle carote e magari delle patate, non soltanto il grano. Vabbè, ma io l'acqua la potrei prendere dal pozzo o dal laghetto, molto più comodo. La mettiamo qua, zappa zappa zappa. E per abbellire il tutto direi di prendere anche un po' di cobblestone per migliorare le stradine. Allora, carote tecnicamente dovrei averne da vendere, con tutte quelle che ho scammato. Esatto, ai villager. Ok, queste sono sufficienti. Prendiamo adesso della cobblestone. Perfetto. Cos'altro? Potrei prendere qualcos'altro magari? Nah, per adesso va bene solo la cobblestone. E guardate che bello, esci dalla metropolitana gigante e subito davanti ti trovi un colosseo stupendo. Qua ovviamente andremo a fare altre case. Percorri la stradina in questo modo, qua c'è un buco, ok. Percorri la stradina in questo modo e voilà, un intero villaggio che poi sarà anche abitato perché ci porteremo i villager. Allora, a questa casa devo fare un attimino delle finestre, così non va bene. Direi così, così, le teniamo tutte da 4 e ne facciamo anche 4 qua. Qua ho sbagliato perché non sono simmetriche, ok. E sì, poi faremo anche gli interni, datemi tempo. Ok, qua mettiamo le carote, giusto per avere qualcosa di diverso. E qua invece rimettiamo i semini, stupendo. Ora facciamo delle altre fence, così facciamo le finestre, così, così e così. Togli questo, metti questo. Bene. Sì, beh, ci sarebbe un attimo da sistemare situazione tetto perché è veramente brutto così. Ma ci pensiamo dopo. E io invece la cobblestone la vorrei mettere un po' così a caso, qua nel sentiero, in modo da renderlo più realistico. Perché un po' di pietra deve pure esserci, no? Lo mettiamo anche qua e anche qua. Sono decisamente soddisfatto. E in più, adesso ho anche un colosseo che somiglia al vero colosseo. Poi chissà che megavilla fantastica faremo qui, davanti a questo strapiombo. Mi raccomando ragazzi, continuate a lasciare mi piace in tutti i video dell'ImperoCraft e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!